Vediamo che è liquida, ma sta insieme. E adesso vado a mettere le mie sfere piccanti. Eccolo qui il nostro spaghettino aglio olio peperoncino 2.0. Crema d'aglio, spaghetti alla chitarra torchiati freschi, polvere di prezzemolo, parte piccante sferificata. Andiamo ad assaggiare. Vediamo se è meglio dello spaghetto di Barbieri. Pazzesco! Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi vediamo insieme come fare una pasta aglio olio peperoncino un po' diversa. Poi ormai in cucina vegana abbiamo cambiato talmente tante ricette che non vedo più nemmeno il problema di andare a cambiare un grande classico come aglio olio peperoncino. Oggi questa aglio olio la facciamo in versione molecolare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a sferificare con alginato e lattato. E dopo ti spiego anche perché è così diversa questa sferificazione rispetto a quella fatta con agar-agar e olio. Però prima di partire ti dico una cosa importante. Mercoledì 26 marzo ore 20:30 ci sarà un webinar gratuito dove prepareremo insieme gli spaghetti alle vongole. Mi raccomando, iscriviti al link qui sotto perché sarà un contenuto esclusivo solo per gli iscritti al webinar. Bene, partiamo con la nostra ricetta e andiamo a vedere la sferificazione. Qui ho due peperoncini, questo che ha una nota leggermente dolce e questo che è proprio il peperoncino piccante. Ora naturalmente questo picchia veramente di brutto, quindi diciamo che tengo solo questo con tutti i semi, mentre quest'altro vado a togliere i semi perché sennò poi per me è veramente troppo. Però tutto questo va in base alla tua capacità di gestire il piccante, ok? Qui adesso ho l'acqua, vado a mettere all'interno i miei peperoncini. Inizia a frullarli per un minuto. Mini pimer. Intanto qui abbiamo la nostra base col peperoncino frullato. Se non dovesse risultare particolarmente rossa, questa va un po' in base a seconda dei peperoncini, al pigmento, a quanto pigmentano dentro, posso aggiungere o ad esempio del concentrato di pomodoro come faccio adesso, oppure anche del succo di barbabietola o della barbabietola in polvere. Così faccio diventare leggermente più rosso. Eccolo qua. Adesso qui ho già dentro alginato e sale. Mischio dentro tutto insieme e vado a frullare per ancora un minuto. Perfetto. Al termine del nostro minuto vedremo che l'alginato avrà iniziato già a creare uno spessore e sarà cambiata la consistenza della nostra salsa. Vedi? Come adesso è decisamente più sodo rispetto a prima che era semplicemente un liquido. Allora adesso dobbiamo fare questo passaggio, ossia andare a filtrare. Per andare a filtrare il nostro peperoncino con l'alginato dobbiamo utilizzare un colino a maglia fina. Questo è a maglia fina, questo è un colino in verità a maglia più grossa, quindi è importante controllare di avere il colino giusto, ok? Questo è molto molto fitto e questo si vede che proprio ci passa un po' di tutto. Questo perché dobbiamo andare a togliere le bolle d'aria. Quindi semplicemente adesso io prendo, verso tutto all'interno e faccio scendere il mio composto. Gli do una mano a scendere, così intanto togliamo anche magari qualche parte grossa che è rimasta del nostro peperoncino, così rimane proprio tutto super setoso. Ok, siamo quasi. Vediamo che ho tolto praticamente tutto. Adesso cosa faccio? Questa parte qua la elimino e dopodiché prendo un altro contenitore e faccio lo stesso identico lavoro. Quindi vado a versare sempre la mia salsa all'interno. Diciamo che questo lavoro lo faccio per due o tre volte, o anche quattro a seconda di quante bolle rimangono all'interno. Quindi adesso vado a setacciare bene ancora qui. Se è al ristorante con la macchina sotto vuoto, metti direttamente il composto dentro, vai a sgasare e togli tutte le bolle in un nanosecondo. Bene, quindi fatta anche questa seconda volta, vediamo che il composto si presenta con una faccia diversa, anche il colore è proprio diverso. Faccio la stessa identica cosa, quindi ancora riprendo il mio contenitore di prima e vado a riversare all'interno il mio composto. Io penso che adesso già con la terza qui vada più che bene. Ok, direi di sì. Perfetto, adesso mettiamo all'interno di un contenitore e lasciamo a riposo in frigo per 12 ore, 8 ore, diciamo almeno qualche ora. Coperchio e via. Mentre qui abbiamo l'acqua, il nostro lattato di calcio, che semplicemente andiamo ad aggiungere all'interno dell'acqua, andiamo a frullare
fino a che non si dissolve completamente. Perfetto. E adesso lasciamo a riposo anche lui in frigo. Sono passate 12 ore e questo è il risultato che adesso abbiamo, ok? Vediamo che qui abbiamo adesso veramente, veramente pochissime bolle, ok? Ne sono rimaste più qua in mezzo, ma in verità ce n'è proprio poche, poche, poche. Perfetto, allora cosa faccio? Adesso prendo un biberon, ok? Tipo questo. Vado a versare dentro tutto. Chiudo. Adesso qui ho due ciotole, quindi la prima vado a mettere l'acqua con il lattato di calcio. Perfetto. Qui è dove andrò a fare le mie sfere. Nell'altra invece metterò della normalissima acqua. Qui dove andrò a sciacquare poi le sfere. Adesso cosa faccio? Faccio semplicemente cadere dal mio biberon delle goccioline all'interno dell'acqua con il lattato. E così andiamo a creare quella che è la famosa sferificazione. A seconda di come schiaccio, di quanta pressione faccio, da che altezza faccio cadere anche le goccioline, avrò una forma piuttosto che un'altra. Ma che bello, bellissimo. Adesso io le lascio dentro all'interno dell'acqua per circa 30-40 secondi, poi le vado a togliere e le vado a sciacquare nell'altra acqua. Perfetto, allora con un colino mi aiuto e vado a raccogliere tutte le mie sfere. Adesso cosa faccio? Prendo l'altra acqua, le passo all'interno, le vado a sciacquare e dopodiché posso spostarle su un piatto. Ed ecco qui la nostra sferificazione. Metto sul piattino. Ed ecco qui la parte piccante della nostra aglio olio peperoncino. Guarda che belle sfere. Okay. Intanto i nostri spaghetti alla chitarra torchiati sono pronti. Questi 2 minuti in acqua e sono cotti. Per il nostro spaghetto aglio olio peperoncino 2.0 abbiamo praticamente tutto. Quindi i nostri spaghetti in versione alla chitarra, la nostra crema d'aglio cotta, le nostre sfere di peperoncino, il prezzemolo disidratato e poi giustamente manca l'ultima cosa, l'olio extravergine d'oliva. Bacinella dove andremo a mettere poi i nostri spaghetti, quindi olio extravergine all'interno e così poi li andiamo a scolare e li mettiamo dentro qua e li facciamo saltare nell'olio a crudo. Adesso colpo e andiamo a fare lo splash. Allora, andiamo a calare lo spaghetto. Un paio di minuti. Allora, passati 2 minuti, andiamo a scolare. E mettiamo all'interno della nostra bacinella con l'olio. Ok, facciamo saltare e andiamo a impiattare. Mestolo, andiamo a rotolare il nostro spaghetto. Allora, quindi abbiamo detto, lo andiamo a posizionare circa in questo punto. Così, voilà. Tutto bene, andiamo a togliere. Adesso andiamo a mettere un velo di prezzemolo. Eccolo qua, guarda che bello, bellissimo. Vado a appiattire qui leggermente e adesso vado a mettere le mie sfere piccanti. Ed ecco qui il nostro spaghetto aglio olio peperoncino in versione 2.0. Ti è piaciuta questa versione di aglio olio peperoncino 2.0? A me è veramente piaciuta tantissimo perché? Perché io sono un povero lombardo e i lombardi in generale non è che gestiscono tanto bene il piccante. Quindi la cosa bella di questa aglio olio peperoncino è che puoi andare a dosare la quantità di peperoncino all'interno delle sfere e puoi dosare anche la quantità di sfere. Tu calcola un fatto particolare, io fino a 15-16 anni non ho mai toccato nulla che assomigliasse a un peperoncino, quindi faccio fatica a gestire il peperoncino.
peperoncino, se ce n'è troppo. Con questo sistema posso godermi del peperoncino senza però esserne sopraffatto. Ti ricordo che per avere tutta la ricetta la trovi all'interno del nostro blog, link sempre qui sotto in descrizione. Ma adesso capiamo la differenza fra le due sferificazioni, quindi questa che abbiamo appena visto e quella con la agar-agar. Funzionano entrambe, nel senso che con entrambi i sistemi otteniamo delle sfere. La differenza è che facendo quella con l'agar-agar e l'olio messo nel freezer, l'agar-agar quando si va a solidificare diventa completamente una gelatina, mentre quella che abbiamo visto adesso ha solo una piccola membrana esterna, ma dentro la sfera è liquida, è morbida. E questa è la cosa bella di questa sferificazione, questa sua doppia struttura, quindi membrana leggermente dura esterna e liquido interno. Un'altra differenza è che con la sferificazione con l'alginato queste sfere resistono anche alle alte temperature, leggermente. Mentre la sferificazione fatta con l'agar-agar, se tocca qualcosa di minimamente caldo, si va a sciogliere perché l'agar-agar è termoreversibile e di conseguenza torna a essere un liquido. Questi sono piccoli dettagli che naturalmente fanno tutta la differenza del mondo. Con questa sferificazione fatta con l'alginato, io mentre mastico la pasta, mastico anche le sfere e le sfere si romperanno e rilasceranno una parte piccante che andrà a stimolare il mio palato. Invece, quando mangio quella fatta con l'agar-agar, semplicemente andrò a masticare una gelatina, che può anche essere fatta in versione piccante, ma sarà semplicemente una gelatina. Bene, anche per oggi il video volge al termine. Ti ricordo, iscriviti al webinar gratuito dedicato agli spaghetti alle vongole, perché poi lanceremo la masterclass dedicata alle paste fresche in chiave vegan. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Comunque devo proprio dire che al piccante devo veramente veramente stare attento, perché se ne mangio veramente un attimino di più sento proprio lo stomaco che si torce, un fastidio assurdo, magari solo per poco tempo, però sono proprio un lombardo.